Mezzanotte e 48 minuti, edizione della notte, in primo piano la crisi greca con Atene che ha ufficializzato che non pagherà la rata di debito al Fondo Monetario Internazionale in scadenza nelle prossime ore. Banche e borsa restano chiuse in Grecia con la crisi che trascina in fondo tutti i mercati europei che bruciano 287 miliardi. Milano la peggiore chiude con oltre il 5 punti di perdita mentre lo spread sale. Sul tavolo delle trattative politiche si giocano le ultime carte da registrare il monito della Merkel che dice se fallisce l'euro fallisce l'Europa. L'attenzione del mondo oggi era tutta intorno a questa piazza. La folla presidiava pacificamente il Parlamento, mentre attorno alla culla della civiltà, ad un passo dal fallimento, si scatenavano a girandola di incontri, telefonate e dichiarazioni. E così mentre i cittadini pazientemente si sottoponevano a code interminabili, non solo per prendere i soldi ma anche per fare la spesa, e la polizia veniva allertata col timore di scontri di piazza, Barack Obama telefonava a François Hollande sollecitandolo a far ripartire il dialogo. Ma la risposta da parte dei falchi tedeschi è stata sempre dello stesso tono. Il governo greco deve trovare la strada per un futuro ordinato, ha scritto Schäuble, mentre Merkel spera in una soluzione di compromesso perché, ha detto, se fallisce l'euro, fallisce l'Europa. Tra dichiarazioni e scambi di telefonate, oggi dunque la Grecia è stata al centro del mondo, strategica per l'Europa, la NATO e l'Occidente, ma anche per l'Oriente. E non è un caso che il premier cinese Li Keqiang abbia detto che l'Europa avrà il sostegno della Cina per affrontare la crisi del debito greco. Pechino gestisce parte del porto del Pireo, destinato a diventare la testa di ponte per le rotte commerciali nel Mediterraneo. Questo non è un argomento secondario, come non lo è l'attesa sornione silenziosa di Vladimir Putin, che è pronto ad accogliere tra le braccia della grande madre Russia, la piccola Grecia, che accoglierà i nuovi gasdotti. Intanto, in un'intervista alla televisione di Stato, il premier greco Tsipras ha ribadito che non esiste un'opzione all'uscita della Grecia dall'Eurozona, ma ha anche difeso la scelta del referendum sui tagli chiesti dall'Eurogruppo. La consultazione è uno strumento per proseguire i negoziati, la gente ha diritto di scegliere il proprio futuro, ha poi detto Tsipras, che ha accusato i creditori di avere come obiettivo quello di spazzare via il suo governo. La folla radunata a piazza Sintagma ci dà la forza per affrontare le minacce e i ricatti, ha aggiunto il premier ellenico, se vinceranno i sì al referendum il nostro esecutivo si farà da parte, ha aggiunto concludendo Tsipras. Cambiamo argomento, Vincenzo De Luca ha depositato al Tribunale di Napoli il ricorso contro la sospensione disposta dalla Presidenza del Consiglio per effetto della legge Severino che prevede questa misura per il governatore condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Sono sereno e fiducioso, assicura il Presidente della Regione, ma le opposizioni adesso attaccano, Forza Italia annuncia iniziative giudiziarie, i 5 Stelle protestano davanti alla sede del Consiglio regionale campano. De Luca è il più grande errore di Renzi, si torni al voto, dice Luigi Di Maio. 7 persone sono state arrestate dalla polizia tunisina a 3 giorni dalla strage di Sousse, dove sono state uccise 39 persone. In questo video, girato da un dipendente del resort, si vede Seyfedine Rezgi, l'autore della strage, entrare in azione dopo essere arrivato via terra e non via mare, come detto in un primo momento. Rezgi aveva lavorato in passato come animatore dei resort di quella zona. Secondo fonti di polizia, Rezgi era stato a capo di una cellula terroristica e avrebbe compiuto l'addestramento in Libia, dove si sarebbe procurato il Kalashnikov, con cui ha compiuto la strage prima di essere a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza tunisine. Adesso l'inchiesta sul calcio scommesse durante l'interrogatorio con il procuratore di Catania, Giovanni Salvi, Antonio Pulvirenti ha ammesso di aver comprato le 5 partite al centro dell'inchiesta a partire da Varese Catania. Il presidente del club Etneo ha detto che le combine gli sono costate 100.000 euro ad incontro e di averlo fatto solo per salvare il Catania, non per scommettere sulle gare in questione. In una nota i legali di Pulvirenti spiegano che il loro assistito ritiene altresì che gli accordi da lui presi non abbiano avuto alcuna reale incidenza sull'esito finale degli incontri in questione. Mezzanotte 53 è tutto, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 7.30.